Vorrei confrontarmi con qualcuno, ma non ho amico veruno, veruno. Vorrei parlare di cose un po' complesse. Tutti mi dicono sempre le stesse, non lo so, di filosofia femminista, di problemi transgenderisti, cose già sapute, argomenti già visti. Vorrei essere con qualcuno in relazione amicale, ma dopo un po' nessuno mi cale. Non so come mai io non pure mi trovo caleidoscopio a me stesso, trovo gli altri tediosi, ripetitivi, come se fossero oggetti in loro stessi conchiusi, e a vederli, saperli previsti. Che solitudine la mia, quella di chi pensa e sa l'altro, troppo prevedibile, già visto, che non regala alcun imprescindibile possibilità di rendersi non prevedibile. Ecco, o c'è quello chiuso sul tema del denaro, nient'altro che un misero, miserrimo avaro, l'altro invece che parla dei figli, quello che cura i propri conigli, come consiglio, consigli quali conigli su una collina di donne intelligenti, qui a Livorno non so se ce ne siano, certo ce ne sono, ma non mi danno alcun modo credito né seguito. Sono così solo, ho rotto dal peso, hai sentito lo schianto di questa seduta? Sono forse troppo pesante, la gente di me si annoia. Sono pedante, sempre questioni filosofiche, psicologiche, sociologiche, esistenziali, mai che dia adito a conversazioni più leggere, più frali, come dire alate, da pomeriggio d'estate, da conversazione, da pre un te, da pre un me, da preti, ecco, io piuttosto mi conduco. Ho questioni teologiche, teleologiche, verso non so quali fini o lidi io mi conduca. Dovrei riuscire a ridurmi alla scrittura, ma da solo, con la tastiera, lo schermo, mi deprimo a me stesso, mi rendo di scherno, non mi trovo credibile. Piuttosto faccio queste registre azioni, azioni registrate, registrabili. Togli, metti gli occhiali, ti senti un po' Ingrid Berga, bergamasca, Ingrid bergamasca, oppure suo marito Rupert Rosselli, come i fratelli, non quelli, piuttosto quelli carini, Rossellini, come Elisabella. Ti immagini che noia un pomeriggio con Isabella Rossellini a parlare dei suoi trascorsi di modella, dei suoi futuri, chissà quali, forse nuovi, splendidi, adamantini nipotini, oppure dei suoi fondi, dei suoi quadri, dei suoi quattrini. Così pure potrei trascorrere un pomeriggio a parlare nei pressi della tomba di Marella Agnella, o ancora con una non so compagna di classe, figlia anch'essa d'operai. Ma di cosa parleremmo se non del passato, senza alcun progetto, senza alcun riferimento piuttosto al futuro? Ti dico, è duro condursi così, condursi, e soprattutto centrarmi dentro questo riquadro che ribalto nel tentativo di essere tutto completamente ripreso. Sto rappreso per entrare tutto nello schermo. Mi tolgo l'occhiale,
l'occhiale di non so quale attrice del muto, forse, come diceva la Judith Malina, non posso restare in Italia io, perché se devo fare festa con 12 persone, una possibile in Palermo, due in Roma, tre in Genova, impossibile fare festa con 12 attendibili. Per questo mi trasferisco a New York, ma io ho un inglese inattendibile e un borsellino altrettanto imperequabile al suo, completamente vuoto, dunque mi conduco come se io fossi a me stesso unico referente. Ho dato una festa, ho invitato solo me stesso. Gli altri, lo sai, mi danno tedio, neppure mi sembra possano tenere conversazioni d'una qualche possibile attendibilità. Tutti troppo prevedibili, ma quali tutti? Nessuno conosco che possa io con questo condurmi, non so in quali attività conversative. Ho ribaltato di nuovo lo schermo, è uno scherno, mi schermisco, mi faccio a me stesso oggetto di schermo. Come Greta con garbo mi conduco, sono una imbiancatrice di pareti, sola, sola, una sola sono, sei una sola, sei costretta a condurti così, isolatamente, stando in questo tuo romitorio, forse a parlare con le pagine, difficilmente condivisibili con altri, di Gayatri, Chakravarti e Spivak, a parlare dell'informante nativo o del forcluso. Come posso trovare dei conversatori qui su locali, locali, ultralocali attendibili? Non so come Greta Garbo resto sola. Come posso trovare qualcosa da fare in questi pomeriggi caldi, che adesso l'acqua di Cascina Terme è tracimata, dice, non piove. Che strano, tutta l'acqua di Cascina è tracimata, è arrivata fin qui giù al mare, lo ha invaso e adesso a metterci i piedi è caldo, quasi ne esco, altrimenti questi piedi così io mi lesso. Confesso, son solo, tolgo i piedi da quest'alca, cacca, acqua calda, altrimenti, confesso, questi piedi io mi lesso. My lesson, mi lesso. Oh, wear sunglasses.